Ciao a tutti ragazzi, come sapete siamo qui bloccati in casa per questo maledetto coronavirus, ma sono certo che ne usciremo fuori. L'ultima volta ho pubblicato un video su misteri paranormali vissuti dai nostri fan che abbiamo su Facebook e ho fatto un sondaggio dove ho chiesto se era piaciuto il video, è piaciuto almeno a loro, quindi ringrazio Dio, li ringrazio di cuore. E ho chiesto se volevano che io andassi avanti con questi video nel mentre che aspettiamo di uscire fuori di casa per fare le nostre indagini. È piaciuta questa idea, ma hanno mandato altre storie che fra poco vi mostrerò. Ma prima di tutto volevo ringraziare appunto i fan sia su Facebook, su YouTube che mi stanno seguendo, su CamTV che ne ho oltre 300, 320 e passa. C'ho un totale di 500 fan tra YouTube e Facebook. Non è tanto, sono all'inizio. Calcolando che sono 2 mesi che abbiamo iniziato col gruppo, più di 40 giorni siamo fermi, quindi devo solo dire grazie a tutti quanti. E, come dicevo, hanno aderito a questa richiesta, mi hanno mandato le loro storie, molto interessanti, che ora vedrete, dove dopo cercherò di dire la mia, cercherò di dire quello che penso di queste storie. Molto belle, alcune un po'. Nel senso per i bambini io non farei vedere. O perlomeno accompagnato da un adulto, da un genitore. E cosa dire? Vi aspetto dopo. Vi aspetto dopo per dire la mia, per confrontarmi con voi. Scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate di queste 3 storie. Se non sapete ancora le altre 3 storie, ho pubblicato il video precedente, andate a vedere pure quelle, anche quelle lì sono molto belle come storie. E niente. Quindi ci sentiamo tra poco e mi raccomando, fate l'iscrizione qui sul canale YouTube, seguitemi sul canale anche Facebook MP Misteri Paranormali. Va bene? A dopo ragazzi. Una notte mentre stavo dormendo mi sentii chiamare e svegliare. Agnese, Agnese. Apro gli occhi ed era il padre del mio ex ragazzo, che mi chiamò e mi disse: "Dov'è mio figlio?" Io mi alzai di botto, lo vidi ancora lì di fronte a me e gli dissi: "Guarda, è qui tuo figlio, sta dormendo." Non avevo paura, anche se sapevo che il padre era mancato da diversi anni. Sapevo la sua storia col vizio di bere e di una mattina dove fece una passeggiata nel bosco. Non tornò, scomparì. Fu ritrovato 2 settimane dopo soffocato sotto un albero. Però nonostante tutto l'avevo riconosciuto e non avevo paura. E dopo che gli dissi che suo figlio dormiva, lui si voltò e disse: "Che bella nipotina che ho", con uno sguardo sereno e sorridente. E subito dopo scomparì. Si riferiva alla mia terza bambina, avuta con suo figlio. Il mattino dopo racconto tutto quello che mi era successo nella notte al mio ragazzo, che vidi suo papà, che mi chiese di lui e che era felice della nipotina. Lui non volle crederci e mi disse che avevo sognato e io gli risposi che si stava sbagliando, che era tutto vero. Lui si spaventò di questa mia confessione. La notte dopo non volevo dormire, lo volevo aspettare, così da svegliare anche il figlio e fargli vedere il papà, ma non apparve. Però mi sentii molto strana, come se non fosse a casa mia, ma da un'altra parte. La stanza non la sentivo mia. Ad un certo punto lo vidi. Era lì di fronte al muro che mi guardava, ma stavolta non mi chiese nulla. Ad un tratto lo vidi muoversi e girare per la casa come un po' disorientato, fino a scomparire nel nulla. Qualche settimana dopo ritornò, ma stavolta non lo vidi io, ma mia figlia più grande. Piangeva, diceva: "Mamma, guarda, qualcuno mi sta fissando e sembra arrabbiato." Io gli dissi: "Dove, figlia mia?" E di non preoccuparsi perché questa persona era il nonno della sua terza sorellina. Rimase per molto tempo di fronte a noi e anche se questa volta lo vedeva solo mia figlia, io cercavo di comunicare, di fargli capire di non essere arrabbiato, che ora suo figlio aveva una famiglia e una figlia e di essere felice per questo. Ma niente, mia figlia nel pianto interminabile mi disse che lo vedeva sempre arrabbiato, fino ad un certo punto, dove si voltò e scomparì. Da quel momento fino ad oggi non mi è mai più ritornato. Ma sia io che mia figlia abbiamo visto il papà del mio ex ragazzo. Lei spaventata, io no.
perché sapevo che non poteva farci del male. Avrei preferito però l'avesse visto anche il figlio, ma forse il messaggio è arrivato a noi per lui. Era un weekend di agosto, io ero ancora un ragazzino e andai in montagna per passare un bel weekend in campeggio con estate ragazzi. Arrivammo lì e subito ci mettemmo a montare le nostre tende e anche un grande tendone, dove ci riunivamo tutti per mangiare, cantare, insomma, unirci tutti. Subito dopo pranzo ci mettemmo un po' a giocare a palla, ma io con altri due amici ci allontanammo 10 minuti per fumare una sigaretta. Vedemmo una cascina poco più avanti e ci mettemmo lì. Mentre facevamo due chiacchiere abbiamo visto una foto di un ragazzo, appena fuori dall'entrata della cascina. Ci incuriosì, leggemmo che era mancato. Mentre eravamo lì si avvicinò a noi un signore molto gentile, si presentò. Noi gli abbiamo detto che eravamo lì solo per fumare una sigaretta, eravamo ragazzi in campeggio. Lui tranquillamente disse, potete stare qui quanto volete. Poi chiedevo della foto del ragazzo. Ci rispose che era il figlio, che era mancato 2 anni prima in un incidente in moto, proprio sulla stradina molto visibile a noi che portava la cascina. Lì per lì siamo rimasti un po' in silenzio, non sapevamo cosa dire se non mi dispiace per suo figlio. Lui sorrise e disse tranquilli ragazzi, mio figlio è sempre con me. Ci salutò e andò via. Tornammo nel tendone per raggiungere gli altri ragazzi. Passammo un bel pomeriggio. Verso sera, sul tardi, cominciarono a succedere le prime cose strane. Eravamo tutti intorno. L'animatore stava suonando con la chitarra e noi a cantare. Ad un tratto vedemmo come un'ombra dietro di lui, molto grande, e qualche secondo dopo un forte rumore. Ma eravamo soli, in mezzo a un prato. A primo impatto ci guardammo tutti, ma non sapevamo cosa fosse. Passò qualche secondo e ricominciammo a cantare. Un'oretta dopo, un po' distante da noi, sulla strada vedemmo una fiamma accesa, prima bassa, ma pian piano si faceva sempre più alta. Gli animatori la videro, ci fecero rientrare in tenda e andarono a controllare. Io, con i miei due amici, che eravamo i più grandi e più ribelli, uscimmo dalla tenda per dare un'occhiata. Vedemmo gli animatori discutere. Sentimmo che fra di loro dicevano: non è possibile, hai visto anche tu, c'era una fiamma, ma arrivati là non c'era più nulla. Neanche un filo d'erba bruciato, niente. Mentre stavamo ascoltando di nascosto, a me arrivarono due pietre di piccola dimensione sul braccio e a un mio amico un tubo di acciaio sulla gamba. Ma eravamo distanti dalla tenda, eravamo più vicini alla cascina. Scappammo spaventati verso le tende e ci siamo chiusi dentro. Quella notte non dormimmo, cercammo di capire cosa fosse successo. Avevamo paura potesse succedere qualcosa da un momento all'altro, ma non successe più nulla. Il giorno dopo, un po' spaventati, ricominciamo la giornata. Cercavamo di dimenticare quello successo la sera prima. Nel pomeriggio iniziamo a smontare le tende, per prepararci a scendere dalla montagna e a tornare a casa. Io, con i miei due soliti amici, vedemmo il signore della cascina e decidemmo di andarla a salutare. Mentre ci dirigemmo verso di lui, notammo una cosa strana. Il tubo che colpì il mio amico era lì, vicino al ragazzo nella foto. Chiedemmo al Signore, ci disse che un tubo fece andare fuori strada suo figlio e sbattere la testa su una pietra, mentre la moto poco più avanti prese fuoco. Da lì abbiamo ripensato alla sera prima, l'ombra, il tubo, le pietre, il fuoco. Ma ancora oggi non sappiamo se quello che ci è accaduto era per ricevere un messaggio buono o negativo in quanto non graditi. Rimaniamo tuttora con questo dubbio. Non siamo più tornati lì. Sono passati anni, ma la paura vince la curiosità di sapere il mistero che ci accadde quella sera. Eccomi qua a raccontare la mia storia grazie al gruppo MP. Mi chiamo Antonio e non ho mai creduto nei fantasmi e nel paranormale in generale, fino ad un giorno quando mi successe qualcosa di strano. Ricordo ancora la data, era il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Per l'occasione mi stavo preparando per uscire dal lavoro e andare a prendere mia moglie a casa per portarla a cena fuori. Mi misi alla guida e dopo un paio di chilometri sentii come se ci fosse qualcuno che mi stesse osservando, come se ci fosse qualcuno con me in auto. Per distrarmi accesi la radio,
ma poco dopo cambiò frequenza e lo fece per 3 volte. Allora chiamai mia moglie per dirgli di farsi trovare pronta, che sarei arrivata a breve a casa. Finita la chiamata, appoggiai il cellulare nel sedile del passeggero di fianco al mio, insieme al regalo che avevo fatto per lei. Arrivata a casa, parcheggiai e mi voltai per prendere il cellulare e il regalo, ma non c'era più. Ho provato a vedere se fosse sotto il sedile, sui lati. Pensavo fossero caduti mentre guidavo, ma nulla. Non riuscivo a capire dove fossero finiti. Tornai a casa. Presi di nascosto il cellulare di mia moglie. Uscii fuori alla macchina e provai a chiamare il mio. Lo sentii squillare. Non capivo da dove venisse il suono. Fin quando aprì il cofano e trovai il cellulare insieme al pacchetto regalo. Rimasi basito, incredulo. Non sapevo cosa pensare e darmi una spiegazione. Non dissi nulla a mia moglie. Poco dopo uscì lei. Si mise in macchina e ci dirigemmo verso il ristorante, non troppo distante da casa nostra. Ma nel tragitto mi sentivo come se qualcuno premeva dietro il mio sedile mentre guidavo. Iniziai ad essere preoccupato. Festeggiammo il nostro San Valentino. Diedi il regalo a mia moglie e io presi il mio. Tornammo a casa e ripensavo a ciò che era successo. Ad un tratto, mentre mia moglie era in bagno, vidi un'ombra non tanto grande. Sembrava femminile, che passò proprio davanti al vetro della doccia. Lì mi spaventai. Non avevo mai vissuto una cosa del genere. Andammo a dormire e incredibilmente il mattino dopo trovammo entrambi i nostri regali sopra il tavolo del soggiorno. Impossibile, pensai. Mia moglie aveva ricevuto degli orecchini che aveva messo nel cassetto dove ha tutta la sua roba. Io un libro che avevo messo nella mia libreria. Rimanemmo entrambi in silenzio. Ci guardammo come per chiederci come avesse fatto a finire la nostra roba lì. Io a quel punto gli raccontai cosa mi fosse successo la sera prima, compreso l'ombra, a mio parere femminile, passata davanti al vetro della doccia. E ancora oggi non abbiamo saputo darci una risposta. Per fortuna non è più accaduto nulla di strano e abbiamo allargato la famiglia con 2 figli che adoriamo. Ma quella sera me la porterò sempre dentro come ricordo, a cui non ho mai saputo dare una risposta. Allora ragazzi, vi sono piaciute queste 3 storie? Questa volta però voglio cambiare, voglio che siate voi a commentarle qui sotto nei commenti. Sia la storia di Agnese e Miusia, sia la storia di Francesco e quella di Antonio. Quale vi ha colpito di più? Scrivete cosa ne pensate. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube e seguiteci ancora, perché ne abbiamo tante tante ancora da raccontarvi, ok? A presto ragazzi, ciao a tutti dal gruppo MP.